Buongiorno! Iniziamo questa sfida che ci guiderà per 21 giorni a cambiare le abitudini trasformandole da negative in positive. Tutti ormai conosciamo la famosissima legge di attrazione e abbiamo capito che attiriamo nella nostra vita situazioni che corrispondono alla nostra vibrazione. Ogni giorno vi pubblicherò su questo canale un breve video in cui vi racconterò un aspetto da trasformare nella nostra vita per andare nella direzione della felicità. Ricordate però che niente può cambiare se ci limitiamo solo alla teoria, quindi vi invito a seguire questo percorso giorno per giorno e ad integrare la nuova modalità acquisita nella vita quotidiana. E se ci sono alcuni piccoli semplici esercizi da fare, vi consiglio vivamente di farli, perché è questo che porterà questo lavoro nella vostra realtà. Non esiste la magia, quindi non fate niente per cambiare, niente cambierà. Sono certa che ognuno di voi anela la felicità proprio come status emotivo quotidiano. La felicità è una scelta, ma anche la vita difficile sappiate che lo è, anche se so che questa idea non vi piace. Ognuno di noi è molto di più di un corpo ed una mente. E chi ha seguito il mio video dedicato all'energia creatrice ha potuto comprendere profondamente il perché. Se non avete visto il video, vi lascio qua sotto il link privato di YouTube. Non è pubblico questo video, quindi potete accedervi solo tramite questo link. Detto ciò, mi piace ricordare le parole di Einstein che disse: smettiamola di pretendere che le cose cambino mentre noi continuiamo a fare le stesse cose. La mia mentor dice sempre che se hai un problema e non fai niente per cambiarlo, tu stesso sei parte del problema. E trovo che sia una grandissima verità. Quindi, se vuoi davvero cambiare la tua vita, resta in questo gruppo e ogni giorno segui gli esercizi che ti propongono e portala nella vita di tutti i giorni. Se però non hai intenzione di fare nessun tipo di cambiamento e credi che la tua vita va bene così com'è, va bene. Probabilmente questo gruppo non fa per te e puoi lasciarlo se lo desideri. Attenzione, però non trovate la scusa del tempo. Non ho tempo per fare gli esercizi, non ho tempo per guardare i video. Puoi dedicare 20 minuti a te stesso ogni giorno? Se non puoi, ti consiglio di lavorare sul merito, perché credo fermamente che tu valga almeno 20 minuti della tua giornata. In questi 21 giorni vi donerò contenuti di valore, e per chi mi conosce sa che i miei contenuti sono sempre di valore, e desidero davvero che vengano ascoltati da chi desidera fortemente il cambiamento. Desidero dal cuore che vi permettiate veramente di trasformare la vostra vita. Tanti anni fa ho vissuto una vita terribile. In ogni area della mia vita tutto andava male, ma iniziando a mettere in moto ogni giorno degli atteggiamenti differenti, l'ho trasformata. Quelle azioni le ho integrate fino a farle diventare un processo naturale della mia vita e adesso mi sento felice e posso anche permettermi ogni giorno di sottrarre del tempo al mio lavoro per dedicarlo gratuitamente alle persone che desiderano fortemente trasformare la propria vita. Questo perché lo faccio? Perché per me siete un valore e mi auguro che anche questo percorso lo sia per ognuno di voi. Anche se è gratuito, do sempre il mio meglio. Ricordate, la felicità è un ottimo obiettivo da porsi, su cui bisogna lavorare tutti i giorni però. Non è qualcosa che si ottiene e poi tieni stretto, 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 ma si compone di una serie di decisioni da prendere di volta in volta, con costanza, con determinazione e con focus. E come ho detto prima, è una scelta. Concludo questo video con un'altra frase di Einstein, che è: tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c'è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica. Con amore e gratitudine ci vediamo domani per iniziare questo cammino insieme. Con tanto amore e tanta gratitudine.